Se la miglior birra d'Italia si produce a Legnano e si chiama La Teresa, c'è spazio anche per le realtà più piccole, come il birrificio Hoppy Hobby, sempre qua nella città del Carroccio. A essere premiate sono state anche due birre realizzate qui, sempre a Legnano, nel microbirrificio Hoppy Hobby, e si tratta di una Belgian Gold Ale e di una Saison. Andiamo a vedere come vengono prodotte. Il nostro birrificio nasce circa un anno e mezzo fa. La volontà era quella di offrire un prodotto estremamente artigianale e di essere quindi parte integrante del processo produttivo dall'inizio alla fine. Quindi la scelta è virata su un'attrezzatura molto molto base, oltre che a un quantitativo di produzione limitato, per concentrarsi meglio proprio sui quantitativi e poter anche sperimentare. Quindi il birrificio ha una produttività limitata, con però una fermentazione estremamente controllata, dato che noi lavoriamo tanto con i lieviti belga, quindi anche piccole differenze di temperatura incidono molto sul profilo finale della birra. Questi premi che sono arrivati sicuramente rappresentano un grande successo, proprio perché siamo molto piccoli e molto giovani, quindi già ricevere dei riconoscimenti su due birre poi belga, visto che la nostra produzione è molto incentrata su questo tipo di prodotto, è una grandissima soddisfazione, anche perché entrambe le birre, soprattutto questa, la Belle Blonde, sono state selezionate, scelte e costruite nel giro di anni con un'attenzione alla ricetta abbastanza complessa. C'è la Saison, che ha vinto il secondo premio, una birra storica del Belgio. Quindi una birra, è vero che ha un'origine un po' rustica, ma anche questa riesce a essere abbastanza raffinata, elegante. Oltre alle due birre che hanno vinto i premi, abbiamo in gamma altre 7 birre e in più produciamo tanto conto terzi. Inoltre abbiamo anche la licenza per la produzione e vendita di liquori. I liquori sempre artigianalissimi. Questo è il nostro primo prodotto liquore artigianale, Mirto Sardo. Io ho origini sarde, questa è una ricetta tramandata da diverse generazioni, anche qui super artigianali, addirittura andiamo in Sardegna a raccogliere le bacche una a una a mano per non rovinare le piante, le portiamo qui dove avviene poi tutto il processo di infusione, poi di confezionamento eccetera, e tra poco usciremo, è quasi pronto, con un altro liquore al luppolo, quindi uno degli ingredienti principali della birra. Utilizzando l'esperienza proprio di produzione a livello della birra, abbiamo deciso anche di produrre un altro liquore, anche quello super artigianale.